Allora, chiamiamo il signor sindaco e il ministro Franceschini. Hanno fatto da questo momento anche chiamata la famiglia. La famiglia, la famiglia. Accettiamo volentieri. Finalmente Milano dà un riconoscimento importante a una figura come quella di Luchino Visconti. Sì, innanzitutto è importante vedere, parlare con i giovani che sono studenti della scuola civica di cinema e che hanno vinto tanti premi, alcuni li conoscevo, altri no, che esprimono passione per il cinema e passione soprattutto anche per questa scuola e per la città. Dedicare a Luchino Visconti questa scuola era un segnale importante, perché Luchino Visconti è parte della storia di Milano, era parte della storia del mondo. Il cinema per lui era passione, era realtà, era lavoro, ma soprattutto era insegnamento, e vedere tanti giovani che hanno lui come punto di riferimento ci ha portato a dire che questa scuola era giusta che fosse dedicata a Luchino Visconti, che ci ha lasciato molto ma ci continua a lasciare con la sua esperienza, con i suoi film, con la sua capacità di parlare a tutti attraverso chiaramente quello che era la sua passione, ed è diventata anche la passione di tantissimi ragazzi che studiano, si entusiasmano, vincono premi, ma soprattutto riescono a vedere un futuro, perché troppo spesso i giovani non riescono neanche a pensare al loro futuro. Rocco e i suoi fratelli, film simbolo di Luchino Visconti e anche di questa città, una storia di emarginazione e di immigrazione che sembra ancora di una estrema attualità. Beh, tutti i film di Luchino Visconti erano film che guardavano avanti, che anticipavano il futuro, che partivano dalla realtà quotidiana che si viveva in quel periodo, ma che ancora oggi si vive in maniera diversa, perché il mondo è cambiato, però il problema talvolta sono rimasti uguali a quelli di prima. È un luogo importante perché è un'eccellenza italiana dove si forma al cinema, si formano ragazzi, è un pezzo dell'investimento che stiamo facendo sul futuro del cinema italiano, che ha gloriose radici, ha grandi maestri, che è giusto ricordare oggi con l'intitolazione a Luchino Visconti, 40 anni esatti dopo dalla morte, ma è anche giusto ricordare i grandi del passato per fare un investimento sul futuro. Il cinema italiano è un cinema di grandi maestri del passato, di grandi maestri del presente, vogliamo avere grandi maestri nel futuro.